Infatti, questa sera il nostro amico, socio e dottor Guido Rocca ci parlerà di un bellissimo argomento, delle costellazioni. E luci? Buonasera a tutti. Faremo una... Questa di solito, almeno negli ultimi 15 anni, è sempre stata la prima lezione del corso di astronomia. Ho avuto un problema io di studio e quindi dovevo essere all'Università di Torino la sera che vabbè, ha una voce altisonante. Avevo un impegno all'Università di Torino e quindi non sono potuto venire a fare questa serata che adesso facciamo come quinta o sesta lezione, non mi ricordo, del corso. Per cui magari alcune cose, ormai che siete diventati degli esperti astrofili, vi saranno un po' obsolete, ma io faccio conto di essere sempre nella prima, che ripetita iuvant, o meglio ripetere ci rende meno agili. Certe cose che magari sapete già le rivedremo assieme quando si accende tutto. Ho sempre fatto questa relazione perché personalmente, ma anche assieme al Presidente, a Natalino, siamo quelli nel circolo che abbiamo sempre avuto una particolare passione per la lettura del cielo a occhio nudo e quindi come lo vedrebbe una qualsiasi persona, insomma, che va a farsi una camminata in montagna. E la passione è sempre stata quella di riconoscere le stelle a occhio nudo, riconoscere i nomi, la storia, gli aspetti tecnici, ma soprattutto anche gli aspetti meno tecnici, ovvero il legame tra le costellazioni, che ve lo posso anticipare, non hanno nulla di scientifico, sono solo il frutto della fantasia dei nostri antenati che hanno unito le stelle più luminose e ne hanno fatto o mostri o divinità, almeno nell'emisfero boreale. Mentre nell'emisfero australe, che è stato scoperto ai tempi del Rinascimento, diciamo, le costellazioni hanno nomi delle scoperte di allora. Cioè, qua c'è Orione, qua c'è tutti i nomi mitologici. Nell'emisfero australe c'è il telescopio, il binocolo, tutte queste cose qua. Che poi ci vuole molta fantasia in entrambi gli emisferi per capire che quattro stelle luminose diano quella impronta lì. Adesso lo vedremo questa sera. Però gli antichi cosa facevano? Costruivano delle storie, dei miti, per ricordarsi gruppi di costellazioni e in questa maniera conoscevano il cielo molto meglio di noi. Questo è un po' il programma del corso, che conoscete ormai già bene. C'è anche un sottofondo musicale che salterei, anche perché ormai l'emozione della prima serata l'avete già trascorsa. E passiamo subito all'argomento. Come appunto ho appena detto, l'astronomia è la scienza più antica, perché era canale 5 di 3.000 anni fa, nel senso che 3.000 anni fa i nostri antichi non avevano la TV in casa e l'unica cosa che si muoveva, e sembra quasi incredibile, era proprio il cielo stellato, e nel cielo stellato vedevano mostri e divinità. Perché mostri e divinità? Beh, perché soprattutto quei signori lì che abitavano in una grotta dove al di fuori c'erano fiere piuttosto feroci, avevano bisogno di un grande senso di protezione, la divinità, ma anche vedevano nel buio i mostri che potevano aggredirli, che in effetti c'erano. E quindi andavano a proiettare questi stati d'animo dell'essere umano preistorico nel cielo, unendo le stelle più luminose e vedendo in questi disegni appunto mostri o divinità. Quindi l'astronomia praticamente nasce con la
prima intelligenza dell'uomo quando comincia a guardare il cielo stellato e si pone le prime domande. Dopodiché, cosa fa l'uomo? A un certo punto, perché scopre l'allevamento e l'agricoltura, comincia a riunirsi in gruppi, diciamo città. Alcuni riescono ad approcciare l'agricoltura e quindi possono fermarsi, diventare stanziali. Diventano stanziali perché coltivano i campi, allevano le greggi, ma altri non erano bravi a fare questo e allora aggredivano quelli che erano stanziali. Per questo nascono le città-stato. E poi è chiaro che una città più potente aveva mire espansionistiche, le hanno ancora oggi, c'è un signore qua a est che ce l'ha ancora, e le hanno ancora oggi e quindi l'essere umano non è mai cambiato, le città si fortificarono e diventarono città-stato. E cosa si faceva in queste città-stato? Beh, in queste città-stato, l'essere umano che era diventato un agricoltore, bisognava capire quando era il momento di seminare, quando era il momento di raccogliere, quando c'erano le piogge favorenti, quando invece c'erano quelle alluvionali, quando conveniva difendersi da chi aggrediva e quando conveniva approfittare della debolezza altrui, attaccare. Chi è che decideva tutte queste cose? Le decideva una casta di persone che diventarono potentissimi nel tempo, ma che rischiarono di brutto, che sapevano leggere nel cielo e nel cielo vedevano, divinavano il futuro, cioè cercavano di capire, quando seminare e quando raccogliere è più semplice perché come sapete, magari avrete già visto la stella Vindemiatrix, che cosa vuol dire? Che quando questa stella è al vertice dell'emisfero celeste è il momento della vendemmia e quindi era più facile, conoscendo il movimento delle stelle, riuscire a capire i periodi dell'agricoltura. Ma a questi sacerdoti, casta dei sacerdoti, veniva chiesto molto di più, veniva chiesto quando fare la guerra, quando e quando difendersi, e spesso e qualche volta questi sbagliavano perché non è che le stelle glielo dicevano. E spesso e volentieri in questi casi ci rimettevano la pelle. Però erano comunque per l'agricoltura costretti a imparare molto bene la presenza, la formazione di costellazioni nel cielo, la presenza di alcune stelle e di altre no. E quindi si dedicarono a una sistematica osservazione del cielo e soprattutto di quelle costellazioni dove transita il Sole, perché erano tra le più importanti nel senso della periodicità durante l'anno. E quindi nascono le costellazioni dello zodiaco, che poi lo vedremo, sono le costellazioni nelle quali transita il Sole. Quindi cosa viene chiesto a questa casta di sacerdoti? È quello di interpretare i fenomeni celesti, ma anche, non solo per l'agricoltura, come ho detto, anche come segni premonitori, quindi nasce la divinazione, nasce quindi l'astrologia. Peccato che gli astrologi hanno smesso di studiare proprio in quel periodo lì. E poi nascono i primi grandi astronomi, forse il primo grande astronomo riconosciuto è quando la cultura si sposta da Babilonia alla Grecia, è riconosciuto in Talete da Mileto. Guardate quando è vissuto, per chi non vede bene, nel 600 avanti Cristo, descrive l'eclissi del 585 avanti Cristo, stabilisce che il Sole si muove tra i tropici e che il rapporto tra le dimensioni di un oggetto celeste e nel nostro sistema solare e la sua orbita è di 1 a 720. Dà il nome ai pianeti e, guarda caso, stabilisce che l'anno è fatto di 365 giorni e un quarto, mica poco nel 600 avanti Cristo. Pensate che oggigiorno c'è gente che crede che la Terra sia piatta.
Allora, è il 6% degli italiani, quindi magari qua dentro c'è qualcuno. Allora, i grandi dibattiti che si fanno in quel periodo è sulla forma, uno dei due grandi dibattiti è sulla forma e sulle dimensioni della Terra. E qua guardate quanto l'intelligenza umana è precoce e quanto la stupidità umana è duratura. Allora, Parmenide nel 500 a.C. Dice che la Terra è tonda perché è la forma che rimane in equilibrio. È una bella affermazione filosofica, ma ha poco di scientifico. No? Però è una bella affermazione, stiamo parlando di grandi filosofi dell'antichità. Platone era forse il primario dei filosofi di allora e lui dice la Terra è sferica perché la sfera è la forma più perfetta. Sfido chiunque a dire il contrario, non a spigoli. È sicuramente la forma più perfetta, ma non è un'affermazione scientifica. Non è... Ma il suo allievo, Aristotele, e siamo comunque già quasi nel 400 anni prima della nascita di Cristo, dice la Terra è sferica perché durante l'eclissi proietta un'ombra tonda sulla Luna. Fine dei discorsi sulla Terra piatta. Perché quando fa un'eclissi con l'ombra tonda sulla Luna, sfido chiunque a poter avere il minimo dubbio che la Terra sia piatta. Però, come ho detto, la perseveranza della stupidità umana c'è ancora oggi ed è diffusa molto in Italia, visto che il 6% degli italiani crede che la Terra sia piatta. Benissimo. Ma in quel periodo c'è forse, secondo me, quello che mi ha sempre emozionato citare, cioè Eratostene di Cirene. È quello delle elementari, dai, del bastoncino che vedeva l'ombra da una parte e dall'altra non la vedeva. E questo signore qua, con un bastoncino, una piccola riga di ombra, pensate che è riuscito a stabilire la circonferenza del pianeta Terra nel 270 a.C., sbagliando rispetto ai satelliti che la misurano tutti i giorni oggi, di meno dell'1,5%. Questo vuol dire che qualche essere umano ha materia grigia dentro il bussolotto. Come ha fatto Eratostene? Come ha fatto? L'ombra, lui si muoveva tra Siene, ma lo dico col nome di oggi, Luxor, no? Meta di tante gite, tra Luxor e Alessandria d'Egitto, che già lì andarci nel 250 a.C. col cammello, io ci sono stato e non avrei fatto neanche 30 km fuori da Luxor, perché c'è un caldo bestia. E non so come faceva lui, quanto tempo ci metteva, però lui conosceva la distanza tra Alessandria e Luxor. E che cosa ha fatto? Al solstizio d'estate ha messo un bastoncino a Luxor, adesso andiamo avanti, faccio vedere, vedete, ecco, ha messo un bastoncino a Luxor, Siene, e ha visto che non fa ombra. Nello stesso momento, mettendo il bastoncino ad Alessandria d'Egitto, ha visto che faceva un'ombra. Vabbè. Cioè uno normale, uno come me dice vabbè, bastoncino senza ombra, quell'altro fa l'ombra, adesso andiamo al bar. No? Invece lui si è posto il problema e ha detto mettiamo che A, il bastoncino, sia un metro e che B, l'ombra, sia 12 centimetri. Ok? La trigonometria la conoscevano già allora, ma non... B diviso A è uguale alla tangente dell'angolo che il raggio solare fa col bastoncino, l'angolo alfa, lo vedete qui. Questo, molto bene, questo angolo qua. Questo angolo qua. B diviso A, cioè B, questo, diviso questo,
dalla tangente dell'angolo alfa. Vabbè, allora? E allora dice 0,12 diviso 1 tangente angolo alfa. 0,12 è l'arco tangente, è in radiali, vabbè è una misura che siamo qua, perché chi la conosce bene, chi altro non importa, facendo una piccola trasformazione matematica, che è una stupidaggine, basta andare lì e perderci 5 minuti sopra, si viene a capire che l'angolo alfa, questo è in radianti e questo è in gradi, l'angolo alfa è di 7 gradi e 12 primi. E allora? E allora? È semplice. Se io conosco la distanza tra Siene, Luxor e Alessandria d'Egitto e so che questa distanza sottende un angolo di 7 gradi e 12 primi, quanto è? E io conosco la distanza tra queste due città. Quanto è 7 gradi rispetto a tutta la circonferenza? E basta fare 3,60 diviso 7 e 12 e fa esattamente 50. Allora, in quei tempi usavano un'unità di misura che si chiama stadio egizio, erano 157 metri, no? E lui sapeva che la distanza tra Siene e Alessandria d'Egitto erano 5.000 stadi egizi. Allora ha detto, se qua questo è 5.000 stadi egizi, io moltiplico per 50 e so quanto è tutto questo. E infatti ha stabilito che 5.000 per 50 fa 250.000 stadi egizi, che moltiplicato per 157, che sono la lunghezza di uno stadio egizio, fa 39.975 km, circonferenza del pianeta Terra. Oggi misurazioni fatte da vari satelliti ci dicono che il pianeta Terra misura da 40.009 a 40.025, dipende dalle escursioni delle montagne che incontrano. E quindi l'errore che fece Eratostene con un bastoncino, un'ombra e con tanta sale in zucca era inferiore a un 1,5% rispetto ai satelliti odierni di 2500 anni dopo. E questo per me è magnifico. Mi dimostra che almeno qualcuno la materia grigia nel bussolotto ce l'ha. L'altro argomento molto dibattuto era quella del geocentrismo o l'eliocentrismo, cioè, è la Terra al centro dell'universo o è il Sole al centro dell'universo? E qui si sono mischiati tanti, cioè questo ragionamento qua è andato avanti fino per 1000 anni, perché poi la religione cattolica ci ha messo del suo. E tant'è vero che pensate che Copernico letto di morte ha dovuto quasi abiurare a tutto quello che lui aveva, sul letto di morte del suo vescovo ha dovuto accontentarlo prima che morisse e dirgli che era Tycho Brahe, non era mica l'ultimo arrivato, e dirgli sì, te che reso, però non ci credeva. Però come è partito questo discorso? Beh, è partito con uno che ci aveva visto, giusto. Filolao di Crotone nel V secolo a.C., sempre stiamo parlando dei pitagorici, no? Dice, ma c'è un grande fuoco centrale attorno al quale gira tutto. Ci aveva preso sto qua. Poi Eudosso di Cnido dice, fa l'ipotesi delle sfere. Cioè lui cosa diceva? Lui guardava il cielo e vedeva che alcuni astri si muovevano più rapidamente, altri meno rapidamente. Oggi noi sappiamo che è dovuto alla distanza, ma lui mica lo sapeva. E allora ha fatto l'ipotesi di sfere che giravano diversamente attorno alla Terra. Però. E Eraclide Pontico che cosa dice? Sì, gli dice Eudosso, c'hai ragione, ma non del tutto.
Perché ci sono degli oggetti celesti che vanno avanti un po' e poi tornano indietro. Allora non è che tu hai proprio ragione, hai ragione. E ha fatto l'ipotesi della teoria degli epicicli, cioè di avere un oggetto celeste attorno al quale girano altri oggetti celesti, e quindi se l'oggetto celeste si muove così, quelli che girano attorno a quell'oggetto celeste lì fanno così ma poi tornano indietro, fanno così ma poi tornano indietro, fanno così ma... è la teoria degli epicicli, per spiegarla molto papale papale. Ma arriviamo ad Aristarco di Samo. Questo qua è il più sfigato di tutti, perché Aristarco di Samo è convinto che la Terra giri attorno al Sole. Ma vedete il periodo in cui è vissuto? È periodo sbagliato, perché si va a scontrare con i due più grandi astronomi dell'antica Grecia, che ebbero una popolarità enorme, e il povero Aristarco di Samo venne sotterrato da questo punto di vista, anche se aveva ragione. Sono i due più grandi astronomi dell'antica Grecia, ma sul discorso del geocentrismo e dell'eliocentrismo si sbagliarono entrambi. Iparco di Nicea e Claudio Tolomeo, perché erano tutti e due, pensavano che tutto l'universo girasse attorno alla Terra. Iparco di Nicea è di Nicea, dopo vedremo dov'è Nicea. È un paesino sperduto in un lago della Turchia, ok? Guardate quel signore lì che cosa si inventa, che cosa nel periodo che sta in questo paesino sperduto. Non è vero, lui è nato lì, è nato a Nicea, ma è vissuto per la maggior parte della sua vita a Rodi, ancora peggio, perché Rodi è oggi meta di turismo, di cose, ma a Rodi allora andarci, non è che ci andavi con la barca a remi, e quando ci andavi stavi là, perché non è che potevi andare là una settimana e tornare indietro. Lui praticamente era fuori dal mondo, e quindi lui ha vissuto la sua vita a Rodi, ha scoperto l'astrolabio, la diottra, ha catalogato 850 stelle, oggi noi chiamiamo le stelle come le chiamò Iparco, ha scoperto la magnitudine, cioè la luminosità delle stelle, la differenza di luminosità tra una stella e l'altra, la trigonometria, la precessione degli equinozi, dopo ne parleremo, la lunghezza dell'anno solare e il calcolo dell'eclissi. Basta. Stando sulla sua seggiolina di legno in questa isola sperduta dell'isola di Rodi. Però l'unica roba che si è sbagliato è sulla teoria geocentrica. Andiamo a vedere, perché come Eratosteni di Cirene, io sono un grande fautore di Iparco. Adesso capirete perché. Vedete là in alto la freccia, ecco, Nicea, che oggi si chiama Iznik, è quel paesino sperduto, quel lago sperduto in Turchia, che lì l'ho messo più in grande, ok? Ma dopo però lui tutta la sua vita l'ha vissuta qua, a Rodi. E andare da qua a Rodi, allora, con le barche che c'erano allora, era peggio che andare adesso dalla Libia alla Sicilia. Per cui non era un viaggio così che si poteva fare al due. Ebbene, l'altro grandissimo astronomo è Claudio Tolomeo. Ma mentre Iparco stava sulla sua seggiolina di legno nell'isola sperduta di Rodi, Claudio Tolomeo è stato uno dei direttori della biblioteca di Alessandria d'Egitto, e quindi aveva a disposizione migliaia di pergamene, tutto lo scibile dell'impero egizio del sud e del nord che era arrivato in Medio Oriente, e quindi ha potuto certamente studiare lì più comodamente, non solo, ma ha scritto l'Almagesto. L'Almagesto è il testo di didattica più longevo nella storia dell'umanità, perché pensate che l'Almagesto in greco antico è stato usato fino al 1850. Cioè, è stato usato dal 100 d.C.
quindi per 1700 anni è stato usato l'Almagesto. Chi ha studiato sull'Almagesto? Ma degli astronomi insignificanti, Copernico, Tycho Brahe, Newton, non me ne vengo in mente altri, dimmi uno. Leopardi, Giacomo Leopardi, era un nostro collega, perché era un astrofilo. Leopardi è vissuto nel 1800, ha studiato sull'Almagesto in greco antico. Quindi fino a quel periodo è stato usato l'Almagesto. Perché tendo a favorire la mia propensione per Ipparco? Perché, grandissimo merito di Claudio Tolomeo di aver scritto l'Almagesto, ma molte stelle scritte ad Alessandria d'Egitto da Claudio Tolomeo riportano come posizione geografica un errore di parallasse, brutta parola, no? Insomma, quello che le ha scritte sull'Almagesto sembra che fosse seduto su una seggiolina più a est. Quindi, evidentemente, e non ha corretto il tiro, stando ad Alessandria d'Egitto. Quindi, perché dico questo? Perché a noi di Ipparco non c'è giunto niente. Nessuno sa come Ipparco abbia fatto a catalogare 850 stelle, dividendole in sei classi che ormai penso che voi conosciate, si chiamano magnitudini, ok? E qua c'è un aneddoto molto, molto importante, senza fare un errore. Perché era su una seggiolina di legno in un'isola sperduta. Se io adesso vi invito a uscire e vi chiedo, Eta Ursa Minor, che luminosità è? Che magnitudine è? 4.9, lo so per la sua memoria. Ma nessuno di voi riuscirebbe a dire che è una di una classe 5 volte inferiore alla stella di riferimento che è Vega. Perché Ipparco prese come riferimento Vega. Oggi l'Unione Internazionale di Astronomia ha come riferimento Vega. E la luminosità si stabilisce più o meno col segno però opposto. Perché? Perché allora Ipparco disse, va bene, questa stella è un po' meno luminosa di Vega, la metto in classe 1. La polare è, la metto in classe 2, che poi diventavano magnitudini. E quindi più il numero aumentava positivamente, meno luminosa era la stella. Infatti, per dire, la Luna è meno 12. Perché poi quando hanno scoperto oggetti più luminosi, non sapevano cosa fare, gli hanno messo il segno negativo. Quindi è tutto invertito. E il Sole è meno 36. Ecco. Quindi e così si mantiene ancora oggi. Ma un certo Pogson, lo scopritore dello strumento che misura la luce, adesso mi sfugge il nome, l'ha scoperto a metà del XIX secolo, era un inglese, gli inglesi sono tignosi, si sa, lui cosa ha detto? Beh, quell'ignorantone di Parco chissà quanti errori ha fatto quando nella sua seggiolina di legno ha elencato 850 stelle. Adesso io vado a controllare e troverò un sacco di errori. Rimase profondamente deluso, perché non solo scoprì che Ipparco non ha fatto un errore, e oggi nessuno sa come ha fatto, ma ha scoperto che tra 0 e 1 e tra 1 e 2 c'è un valore matematico fisso, ovvero un esponente. Una stella di magnitudine 1 è 2,51 volte meno luminosa di Vega. Una stella di magnitudine 2 è 2,51 al quadrato volte meno luminosa di Vega. Come cacchio ha fatto? Non lo sa nessuno. Ma vi dirò di più.
2,51 alla quinta, sapete cosa fa? 100. Sembra che l'abbia fatto apposta. Allora, se io vi dico che noi il nostro telescopio visuale che c'è su in osservatorio, osservatorio Montebaldo, vede a magnitudine 20, vuol dire che se ogni 5 è 100, vuol dire che quel telescopio là vede a 100 per 100 per 100 per 100, che vuol dire 1 con 8 zeri, cioè 100 milioni di volte, vede stelle 100 milioni di volte meno luminose di Vega. E quindi diventa anche facile fare il calcolo. Certo, non l'ha mica fatto apposta, però la cosa straordinaria è che il parco non fece un errore. E io stesso, su un sito, uno dei più famosi siti di astronomia italiani, anni fa, lanciai la sfida che qualcuno mi dicesse come cacchio ho fatto questo qua. Ma non ci fu una risposta valida. E quindi è una storia, come vedete, estremamente affascinante. Ecco, sull'Almagesto però hanno studiato Keplero, Tycho Brahe, Galilei, ecco, mi ero dimenticato uno così da Galilei. Ecco, poi anche il Volgo, la popolazione normale o altri astronomi scrissero una marea di libri, di cose, inventandosi altre costellazioni, inventandosi nomi di stelle, sono passati 2000 anni, ma l'Unione Internazionale di Astronomia ha sempre, tutt'oggi è così, validato le 850 stelle catalogate dai parco, le prime 850 stelle catalogate dai parco. E così, come ho detto prima, le costellazioni dell'emisfero boreale che sono state descritte prevalentemente ai tempi antichi della Grecia, della Babilonia, eccetera, portano nomi di miti di allora, in questo caso per esempio Orione, mentre invece le costellazioni dell'emisfero australe portano i nomi delle invenzioni di quel tempo. E io vi sfido, con chi ha una grandissima fantasia, a dire che questo cacchio qua sia un microscopio. Ecco, però è la costellazione del microscopio che si trova nell'emisfero boreale. E qui ci avviciniamo invece a cose molto più pratiche. Noi sappiamo che nel cielo, abbiamo sentito parlare alle scuole elementari, eccetera, c'è una stella di riferimento che è la stella polare, che, visto che va la musica e abbiamo un po' di tempo da perdere, è il prolungamento dell'asse terrestre. La stella polare è là, perché è 45 gradi sopra l'orizzonte, ok? E alla fine, se noi rallentassimo l'andamento delle stelle, vedremo due tipologie di stelle. Quelle che girano attorno alla polare, che è l'unica ferma, per modo di dire, che è là, e quindi si chiamano costellazioni circumpolari, e poi delle altre costellazioni che sembra che sorgano e tramontano, perché sono un po' più lontani dalla polare. E quindi, se per esempio mettiamo la polare in un momento in cui qua siamo in un bosco, una visibilità diciamo ridotta, si forma questo tunnel che è formato la cosa dalle costellazioni circumpolari che girano attorno alla polare. E ancora un'altra cosa, tanto per capire, anche qua vedete si sta formando il tunnel, è chiaro che le stelle che sono più lontane, queste qua, saranno le stelle che sorgono e tramontano perché non riescono a fare il giro sull'orizzonte, e quindi sorgono e tramontano. E se volete togliervi una bella soddisfazione, potete usare la vostra macchina fotografica reflex, lasciarla 15 minuti su un cavalletto puntata verso la polare, meglio mettere la polare sul lato sinistro, sul terzo sinistro, terzo destro dell'immagine,
e voi scatterete un'immagine di questo tipo. Io che sono notoriamente un cane a fare le foto, qualche mese fa, no, nel 2007, 2005, non mi ricordo, ho provato anch'io addirittura con una macchina non digitale, ma con una macchina analogica, e sono riuscito a fare questa foto. Questa l'ho fatta dal piazzale dell'osservatorio, nel 2007 ho messo il coro, con quei pochi cosi che ho io, un Vivitar vecchissimo, la 70-210, e sei pose di 15 minuti che poi ho sommato una sull'altra. E questa è l'immagine che ho ottenuto, quindi se ci sono riuscito io, ci riuscirete sicuramente anche voi. Ecco, qua vediamo, accelerando molto la rotazione del cielo, vediamo che c'è una stella ferma sempre per modo di dire, che è la Polare, e tutte le altre stelle che gli girano attorno. Le costellazioni circumpolari sono quelle che riescono a fare il giro sfiorando l'orizzonte, quindi in questo caso il prato, e facendo tutto il giro. Le costellazioni circumpolari sono sei. Adesso piano piano andremo a conoscerle, eccole qua. Sono ovviamente l'orsa maggiore, anche se non si è mai visto un orso con la coda, ma vabbè. Questa è la coda, questa è la testa, con Mushida è una delle poche stelle che non ha un nome arabo, ma un nome barbaro. L'orsa maggiore, l'orsa minore, ma forse è meglio chiamarlo piccolo carro, visto che fa colore di un orsa. Poi c'è sto bisso qua in mezzo che è il drago, la testa del drago e tutta questa forma serpentinea in mezzo tra l'orsa maggiore e l'orsa minore. E poi ci sono il re Cefeo e la regina Cassiopea, re e regina di Etiopia, ok? Questa è la giraffa, cammello pardo, ma scordatevela perché tanto occhio nudo non si vede, quindi dimentichiamocela per stasera. Concentriamoci su quelle cinque righe, è già sufficiente. Qua vedete le rappresentazioni pittoriche di queste costellazioni che adesso vedremo, ma l'esperienza così abbastanza divertente. Dopo anni che al 15 agosto, 12 agosto siamo su un osservatorio per la sera delle stelle cadenti, eccetera, ho sentito, dove ci sono stati anni, ci sono state 500-600 persone, ne abbiamo sentite di tutti i colori. Cioè, questa povera orsa maggiore è dappertutto, viene indicata dappertutto. E quindi se uno sbaglia l'orsa maggiore, mi sbaglia anche la polare. Allora ho pensato che comunque, adesso voi ormai siete degli espertissimi, ma è bene, allora lo dico, per i vostri amici, quando andate a casa, insegnateli questo metodo per sapere con facilità dov'è sto cacchio di stella polare. Io adesso qua ho usato una bussola da esploratore africano, ma in realtà la bussola c'è su ogni telefonino, ok? Voi mettete il telefonino in orizzontale, c'è una freccia che indica noiosamente sempre il nord nella bussola, funziona così. E voi vi guardate dove c'è il nord e poi la traguardate praticamente il punto sull'orizzonte dove finisce il cielo e comincia la terra o viceversa, e questo è il nord. Ebbene, da lì salite di 45 gradi e trovate la polare. E adesso vedo le vostre facce perplesse che dicono che 45 gradi cosa vuol dire? No, è semplicissimo. Sappiate che una mano messa davanti così, sono dal pollice al mignolo, sono 20 gradi di cielo. Se io faccio così, sono
40 gradi di celsius. Quindi se io metto questa sul terreno nord, sul mio mignolo destro ci sarà la polare. Attenzione, è un miracolo questo. Allora, questa è la mia mano, ok? 20 gradi, per i più tignosi, nelle nocche sono 8 gradi, tra una nocca e l'altra sono 3 gradi, se volete divertirvi a misurare tutto quello che volete, ok? Bene, però torniamo ai nostri 20 gradi, quella lì è la mia mano, cosa faccio? Metto il pollice sul nord, metto l'altra mano, trovo la polare. Bello, è impossibile sbagliare. È impossibile sbagliare. Perché? Perché ci tengo a dire questo? Perché uno che viene a fare un corso di astronomia almeno deve uscire di qua sapendo certamente trovare la polare, se no. Ok? Bene, dopo se conoscete come è formata, come si forma una galassia, sono contentissimo, ma però è meglio prima sapere come si trova la polare. Perché? Perché c'è un secondo metodo per trovare la polare, che è quello che spiegano tutte le maestre, che Dio le abbia in gloria, alle elementari. Non insegnatelo se ci sono le maestre, perché? Perché le costellazioni, qual è questo metodo? Quello che voi prendete Dubè e Merak, cioè le due stelle, le due ruote posteriori del carro, del grande carro, moltiplicate per 4 volte e arrivate alla polare. Ma bisogna sapere dov'è il grande carro, perché il grande carro gira. Dopo 3 ore il grande carro è lì. Dopo 6 ore il grande carro è là. E se voi non sapete quando arrivate lì a guardare dove cacchio è il grande carro, col carro che trovate la stella polare. Mi spiego? Ecco. Per cui, questa. Poi un'altra cosa. Anche qua chiariamo bene questa cosa. L'Orsa Maggiore è tutta questa costellazione gigantesca che va da Mushida fino ad Al-Qaeda, ok? Fino a Talità, qua giù, ecco, che sono le gambe. Una parte di questa costellazione si chiama Grande Carro ed è il culo dell'orsa, con la coda, che l'orsa non ha la coda. Vai, comunque, quello lì è il Grande Carro. Da Verona tutti vedono a malapena il Grande Carro, perché sfido chiunque a vedere Mushida, cioè la bocca dell'orsa da Verona. È impossibile, la vedete dall'osservatorio. Allora, chiariamo, il Grande Carro non è altro che una formazione che è parte della costellazione dell'Orsa Maggiore. Chiaro? Sì. Dite sì? Sì. Ottimo. Sì. E qua ci sono le stelle, che queste ve le imparate. Queste ve le imparate perché vi ho nominato. Adesso parliamo del Grande Carro. Il Grande Carro è tirato da 3 cavalli. 1, 2, 3. Vedete lì, no? Il primo cavallo si chiama Al-Qaeda. E forse questo nome oggigiorno vi dice qualcosa. Giusto? Cosa vuol dire Al-Qaeda in arabo? Vuol dire la guida delle prefiche. Sapete chi erano le prefiche? Quelle che piangevano ai funerali. Okay? Pensate che erano una cosa molto, molto, molto inutile anche in Italia, ed è stata vietata da una legge negli anni 70. Ma in realtà nel sud, oggigiorno, sempre più raramente, succede ancora. E questa è la traduzione del nome Al-Qaeda. Okay? Poi c'è Mizza, che è anche una stella famosa. Dopo vedremo perché. Aliot, Megrez, Fekda, Merak. La Merak è una stella a cui la Maserati ha
altro nome di un'automobile, e poi Dubé, Dubé che vuol dire schiena. Ok? Benissimo, andiamo avanti, dove l'ho messo? Aiuto. Ecco qua. Purtroppo sono molto meno visibili, ma da Verona, perché dall'osservatorio si riesce a vederle, stelle che sono invece gigantesche, che sono nei piedi, soprattutto nelle zampe posteriori dell'orsa, e che sono Alula, Borealis e Australis, sono quelle due stelline che vedete qua, ok? 58 volte il Sole, ok? E Tania Australis e Borealis, che sono nella zampa posteriore, questa qua, che sono 60 volte il Sole. Qua vedete la rappresentazione grafica di Alula e di Tania Australis. E questo è il Sole. E sono nelle zampe, quindi degne di nota sicuramente, nelle zampe dell'orsa maggiore. Mizar, prima stella, primo cavallo, abbiamo parlato, Al-Qaeda, secondo cavallo. Mizar era una stella importantissima nell'antica Sparta. Voi avrete visto il film I 300, giusto? Io sono un appassionato della guerra delle Termopili e conosco bene i numeri. Non erano 300 gli opliti spartani, cioè i guerrieri spartani, erano circa 700 e avevano con loro 1700, dicono ateniesi, ma non è vero, greci, che però erano andati lì col forcone, quindi non facevano niente. Hanno tenuto testa, pensate che a Modena, nell'Accademia Militare, in tutte le Accademie Militari del mondo, questo fenomeno si studia ancora oggi, perché è il più grande evento guerresco della storia dell'umanità. Quindi 2000 persone hanno tenuto testa a ferro e fuoco a 130.000 persiani alle Termopili, cioè 2000 contro 130.000. Sapete in tre giorni gli opliti spartani quanti ne, questa è storia, quanti ne hanno uccisi di persiani? 40.000, tant'è vero che gli invincibili, che erano i guerrieri scelti di Xerse, non riuscivano a superare le montagne di cadaveri per arrivare in questa strettoia delle Termopili. E se vi capita di andare in Grecia andate a vederlo, perché è pazzesca questa cosa, pazzesca. E pensate che persero, furono trucidati per colpa di Efialte, un pastore greco che venne comprato dai persiani e che gli insegnò una stradina per girare attorno alle Termopili, a sta montagna delle Termopili. E loro presi da su due fianchi, 130.000 soldati, chiaramente perirono. Ma immaginate che 700 opliti, pensate che gli opliti hanno ammazzato 40.000 persiani, soldati armati persiani. Provate ad alzare, non so se vi è mai capitato di provare ad alzare una spada che usavano allora, arrivavano a pesare 20 kg, solo a dare 30 volte, alzare 20 kg e dare una bastonata a uno, secondo me ti vengono i crampi. Quindi gli opliti erano guerrieri pazzeschi, venivano selezionati all'età di 5 anni. E sapete qual è il primo criterio di selezione? Guardare Mizar. Gli facevano guardare Mizar e gli chiedevano quante stelle vedevano. Perché in realtà Mizar, adesso lo sappiamo che sono 6 stelle, ma le altre non sono visibili a occhio nudo. In realtà c'è una piccola stellina in alto a destra che si chiama Alcor, e il bambino che vedeva la seconda stellina passava la selezione e andava negli opliti. Vi dico subito che era meglio essere scartati, perché la seconda
seconda prova consisteva spesso nell'ammazzare un parente. Non è che andavano tanto per il sottile, però ecco, formavano dei guerrieri che sicuramente hanno costruito la storia, ha fatto la storia delle guerre di tutta l'umanità. Questa è la storia di Mizar e Alcor. Vabbè, poi ci sono tante altre cose, tra cui voglio ricordare un italiano che lavorava al radiotelescopio di Medicina, che nel 2002 scoprì un'emissione Maser, che la faccio corta, era un'emissione radio elettromagnetica che poteva indicarci che ci fosse acqua liquida su un determinato oggetto celeste. Adesso sono metodiche largamente superate. Nel cielo profondo vedete tutti questi oggetti, M101, M40, M81, 82 che sono bellissime, M97 è una nebulosa planetaria. Chi, non so se avete già fatto la lezione sul cielo profondo, probabilmente vedrete l'Old Nebula, è famosissima, nebulosa del gufo. Stiamo parlando di nebulose e galassie, quindi stiamo parlando di cielo profondo, a cui penso che sia dedicata una serata del corso. Qual è la mitologia dell'orsa, l'orsa maggiore? Perché si chiama così? Ebbene, si chiama così perché pensate che c'era una ninfa, Callisto, lo dico in greco, Callistos. Callistos in greco vuol dire bellissima, ok? Bellissima. Callistos era una ninfa bellissima, ma era aveva dedicato la sua verginità alla dea della caccia. Pensatela in greco o in latino, è uguale. E, solo che era stata notata da Zeus. E sapete che Zeus, o Giove, era piuttosto birichino, diciamo. E cosa ha fatto? Si è trasformato in un cigno, in un bellissimo cigno. La leggenda dice che ha giaciuto con Callisto. Adesso però io sono d'accordo che Callisto era... ma chi è che si porta un cigno a letto? Cioè, però comunque diciamo è l'eufemismo della leggenda. E sta di fatto che questa Callisto è rimasta incinta e quindi ha partorito il figlio e la cosa si è venuta a sapere, come sempre accade. Giunone, o Era, che era la moglie di Zeus o Giove, si è alterata, perché le donne su questi aspetti sono abbastanza nervose. Okay. E quindi che cosa ha fatto? Si è arrabbiata con Callisto, visto che con Giove era meglio non arrabbiarsi troppo, e ha trasformato Callisto in un'orsa. Non solo, ma ha fatto sì che il figlio, che è nato da Callisto, diventasse un bravissimo cacciatore. E quindi gira nel bosco, anche perché l'orsa voleva vedere la faccia di suo figlio che non aveva mai visto. Sta di fatto che un giorno il suo figlio sta per scoccare una freccia, era infallibile, contro la madre, non sapendo che era sua madre, e lì viene fuori quello che ha combinato tutto il casino, cioè Zeus. Era un po' rammaricato del fatto che questo qua ammazzasse la madre, e quindi per fare le cose, riparare un po' le cose, ha portato in cielo Callisto, cioè l'orsa maggiore, e il figlio Arcade, okay? Che sarebbe l'orsa minore. Ecco, questa è un po' la storia, la leggenda che sta attorno a questa, alla mitologia dell'orsa. A Latere vi ho parlato anche del re e la regina di Etiopia, okay? Che sono Cefeo. Cefeo lo riconoscete perché è vicino alla polare ed è praticamente una casetta, lo vedete qua, è una casetta che in certi momenti, come in questo, è rovesciata,
ok? Ma quando arriva qua è dritta, ok? Cefeo e Cassiopea. Cassiopea è una W o una M, dipende dall'orario della notte, ok? Re e la regina di Etiopia. Anche qui c'è la leggenda. Cassiopea era una donna davvero bellissima, ma era anche regina e andava in giro dicendo che era bellissima. Tutte le altre donne erano inviperite, perché non è che la fortuna poteva baciare solo una. E allora soprattutto le oceanine, delle giovani ninfe, figlie del re del mare, andarono dal padre a dirgli: senti, non ne possiamo più di quella lì che, oltre a essere regina, è anche bella e va anche in giro a dire che è bella, fa qualcosa. E allora lui costrinse i genitori, Cefeo e Cassiopea, a legare la figlia, a legare la figlia Andromeda a una roccia sul mare, affinché il mostro Cetus, la balena, che poveretta aveva solo fame, venisse lì e si nutrisse delle carni di Andromeda. Ma la tragedia non avviene, perché in quel momento lì passa di lì l'eroe che è Perseo, eccolo qua, Perseo. Lo vedete, ma qua lo si capisce anche abbastanza bene, vedete che qua ha lo scudo e qua ha una spada, quindi lui è messo così, ha lo scudo e la spada. Perché? Perché come faceva il povero Perseo a far fuori il balenone? Beh, allora lui ha pensato di tagliare la testa della Gorgona Medusa. La Gorgona Medusa era un mostro marino bestia, quella aveva tutti i serpenti in testa, era così brutta che quando ti guardava ti pietrificava. Allora lui come ha fatto? Ha aspettato che uscisse dal mare e con lo specchio dello scudo o il riflesso nell'acqua, qua ci sono diverse leggende, ha fatto specchiare la testa della Gorgona per vedere dov'era, con la spada gli ha tagliato la testa. Poi ha preso la testa della Gorgona Medusa, ha aspettato che arrivasse la balena, che aveva solo fame. Quando è venuta fuori la balena con quel bavaglioli per mangiarsi Andromeda, gli ha fatto vedere la testa della Gorgona Medusa, la balena ha detto: questa è brutta, e si è pietrificata, affamata. E quindi questa leggenda, dopo vissero felici e contenti Perseo e Andromeda, anzi Perseo fece fuori anche il suo patrigno, sempre portandosi dietro la testa della Gorgona Medusa, pietrificò anche quello. Perché questa storia? Perché in questo modo chi conosce questa storia sa che le cinque costellazioni, Cefeo, Cassiopea, Andromeda, la famigliola, re, regina e principessa di Etiopia, l'eroe Perseo e il balenone, qua, Cetus, sono cinque costellazioni, una vicino all'altra, e si ricorda le posizioni. Ecco perché vi ho raccontato questa cosa. Perché? Perché anche se ovviamente Perseo, Andromeda e la balena non sono costellazioni circumpolari, ma sono già al di fuori del circolo polare, del circolo, sì, delle stelle polari, delle costellazioni polari. E questa è la rappresentazione pittorica. Poi abbiamo detto ci sono le altre costellazioni, quelle che non girano, cioè girano anche loro attorno alla polare, ma girano così larghe che noi non le vediamo girare attorno alla polare, le vediamo sorgere a est e tramontare a ovest. E quali sono le più studiate, le più conosciute? Quelle dove di giorno passa il sole. Il sole ci passa davanti di giorno. Si chiamano costellazioni dello zodiaco, ok? Ma come dicono gli ignorantoni degli astrologi, non sono 12, sono 13, ok? Adesso vedremo perché. Vedete qua la Terra che gira, il Sole che di giorno, il giorno di là, perché qua ci vedete notte, il Sole che passa proprio dentro i confini di quelle costellazioni lì,
Toro, Gemelli, Cancro, Leone, eccetera. Ok? Bene, e qua più o meno la stessa cosa. Ma, anche qua c'è un ma. Esiste la precessione degli equinozi che ha rovinato la vita degli ignorantoni, degli astrologi. Perché? Perché la Terra, noi sappiamo che ha due moti, no? Cioè, gira attorno al Sole e gira su se stessa. Sbagliato. Ce n'è un altro, che è la Terra gira come una trottola. Perché alle elementari non ce lo insegnano che gira come una trottola? Perché possiamo vivere tranquillamente senza saperlo, visto che a fare un giro ci mette 26.000 anni. Ok? Però questo fa sì che questo piccolo movimento, che è di 50 secondi all'anno, fa sì che la Terra, quando fa il giro attorno al Sole, si ritrova ogni anno nello stesso punto 20 minuti prima. Ok? Dovete immaginarlo come in una corsa dei 100 metri. Sapete quando corrono i 100 metri? Che all'ultimo momento uno caccia la testa in avanti per tagliare prima il traguardo. Lo stesso fa la Terra. La Terra fa così. E quindi ogni anno arriva nello stesso punto 50 secondi prima, 50 secondi di arco, o meglio 20 minuti prima dell'anno prima. Quindi le stagioni anticipano ogni anno di 20 minuti. Tutto anticipa di ogni anno 20 minuti. E quindi se ogni anno anticipa 20 minuti, ogni 3 anni anticipa di un'ora. In un giorno ci sono 24 ore. Quindi 24 per 3 fa 72. Ogni 72 anni anticipa di un giorno. Ogni 2100 anni anticipa di un mese. Giusto? Siccome le costellazioni sono state descritte ai tempi degli antichi greci, che più o meno hanno vissuto un po' di più di 2000 anni fa, ecco che dobbiamo rivedere completamente tutto. Ok? Proprio per questo movimento, fate conto che ogni giro che fa la Terra sono 26.000 anni. 25.772, scusate. 50 secondi, vedete? La Terra arriva nello stesso punto dell'orbita 20 minuti prima. E cosa comporta questo? Beh, comporta che voi sapete dove si incontra l'eclittica, che è la riga dove passa il Sole di giorno, con l'equatore celeste? Ok? Ebbene, quello lì l'hanno chiamato punto zero, perché se io a un mio amico che abita in Brasile gli devo dare un punto astronomico, che lui è tutto dall'altra parte, devo avere un punto di partenza, ok? Che deve essere comune in tutto il mondo. Bene, il punto di partenza viene chiamato punto di Ariete, perché 2100 anni fa era nell'Ariete. Oggi si chiama punto d'Ariete ancora, il punto zero, ma è nei pesci. Ai tempi dell'antica Grecia era là, e oggi, a forza di anticipare, è lì. Ok? È lì. E quindi anche le stagioni anticipano ogni anno di 20 minuti. Oh, e adesso parliamoci chiaramente. Questa data è la mia data di nascita. Come vedete, quando ero piccolo mi dicevano sono dell'11 giugno, sei dei gemelli. Cosa vuol dire sei dei gemelli? Che il sole a mezzogiorno è nei gemelli. Palle di fraluca. Il sole a mezzogiorno è nel toro. Perché? Perché è anticipato di un mese. Però le efemeride, io non dico che devi crederci, sì. Però le efemeride, se si fa il coso, ti mettono anche, c'è un librone così grande che si chiama le efemeride, che per fare i segni zodiacali, io non ti dico che di crederci,
ma hai tenuto conto. No, no, ma non ci credo perché. Non dico che. No, non ci credo. E questo è. Questo arriva fino. Scusa, questo è stellario. Non mi sono spiegata bene. Non dico di credere ai segni zodiacali, ma quando si fa il segno zodiacale si tiene conto di queste variazioni. Perché c'è un libro che ti fa fare i calcoli astronomici. No, non si tiene conto di queste variazioni perché se tu vai domani sull'Arena e leggi periodo... No, non sull'Arena, dico quelli che le fanno. C'è un libro, io non ti dico di credere alle cose, però te lo assicuro... Aspetta un attimo che ti sconfesso ancora di più. A me non mi frega niente. Il sole a mezzogiorno, quando sono nato io, pensate con effemerido, no? Era nel toro, non era nel toro. Quindi io guardo due oroscopi, i gemelli e il toro, quello che mi va meglio scelgo. Okay? Bene. E quindi c'è una data astrologica, e una volta astrologi e astronomi, che erano la stessa cosa, solo che questi qua si sono dimenticati di studiare negli ultimi 2500 anni. Ecco, e questa è la grossa differenza. Questo è quello che scrivono adesso su tutti i giornali dei cosi. Poi vedete che, tra l'altro, le costellazioni hanno dimensioni diverse e qua più o meno durano un mese tutte. E invece non è vero, perché il Sole passa nello Scorpione 4 giorni, 5 giorni, 23 al 29 novembre, perché lo Scorpione è basso. E quindi il Sole ci passa poco, per poco tempo. E quindi è tutto sbagliato. Il Sole oggi è nei Pesci, ma il Sole oggi è nei Pesci perché oggi cos'è? Il 15? È appena entrato nei Pesci, vedete il bordo dei Pesci, è quello qua, il confine della costellazione dei Pesci, è appena entrato, qui è entrato, è stato il 12, e deve fare tutta questa strada fino qua per entrare nell'Ariete, ok? E nell'Ariete ci arriva il 19 aprile. Gli astrologi dicono che oggi siamo nei pesci, guarda caso, per pochi giorni, ma è tutto sballato di un mese, ecco. E la particolarità sta proprio in questo, vedete, l'altra particolarità, che questo è lo Scorpione, ok? E lo Scorpione è molto basso rispetto all'eclittica. E quindi il confine dello Scorpione è pochissimo, questa strada qua. E quindi per questo motivo il Sole transita nello Scorpione solo per quel trattino lì. Mentre fino al 17 dicembre transita in una costellazione enorme, che è la tredicesima costellazione dello Zodiaco, che si chiama Ofiuco. L'Ofiuco era il serpentario, era Esculapio, era Asclepio, per dirla in greco. Era uno che era al letto di un, dico la mitologia, era al letto di un amico morente, entra un serpente e lui dice, cazzo un serpente, l'ha schiacciato. Ma il serpente aveva una foglia in bocca. Il serpente è morto, dopo due minuti entra un altro serpente con un'altra foglia in bocca, molla la foglia sulla testa del serpente morto e tutti e due i serpenti vivono e se ne vanno. Allora Esculapio capisce che con quella foglia lì, se faceva la stessa cosa col suo amico morente, lo faceva guarire. Fa così, il suo amico morente guarisce e diventa talmente bravo, nasce l'erboristeria, e diventa talmente bravo nella cura con le erbe dei malati, che a un certo punto il dio degli inferi gli viene una noia terrificante, perché dice qua non viene più nessuno per colpa di quell'imbecille lì che continua a far guarire tutti, e ha protestato con Giove, e Giove ha visto di tirargli una cosa di una saeta e l'ha fatto fuori. Ecco, però dopo si è venuto il rimpianto e l'ha messo in cielo. Ed ecco, vedete che in realtà, praticamente dal 30 novembre al 17 dicembre il Sole a mezzogiorno è nella costellazione dell'Ofiuco, ok? Ovvero del serpentario.
la mitologia dello fiuco ve l'ho già raccontata, tra i vari che curò anche Glauco, il figlio di Minosse, quello del labirinto, che praticamente era caduto dentro una botte giocando non so con che cosa, una specie di palla, e lui l'ha fatto e si affogò dentro questa botte e lui lo fece rivivere. A me lo fiuco è particolarmente a cuore, ce l'ho, perché nel 2005, assieme con un collega qua proprio all'osservatorio, cioè preparando una relazione per la sala qui, che allora era Parona, guardando col mio binocolo astronomico, vidi questa immagine, che mi è sempre stato sui maroni, il fatto che gli americani danno metà nomi di tutto quello che scoprono a parti americane, tipo c'è la California, che non assomigliano per niente alla California, ma questa assomiglia all'Italia. E io l'ho chiamata Italy Cluster. E ha fatto un po' il giro del mondo su varie cose, il fatto che questa non abbiamo scoperto niente in realtà, perché si tratta di un ammasso stellare già conosciuto, catalogato come NGC 6633, ma comunque avemmo allora un particolare eco proprio perché assomigliava all'Italia. E tra l'altro ci furono subito i milanesi, vedete che qua come si vede bene Palermo, come si vede bene Napoli, ci fu chi disse che questa era Milano e dico no, quella è Verona. E con questo io vi ringrazio, e se avete qualche domanda. Bene, grazie Guido. Prego. Sì, lei prima ha detto, no, che le maestre che insegnano a scuola che la polare si trova qua, il segmentino lì, qua, altre quattro volte, no? Ma se questa costellazione gira intorno alla polare, sì, la polare, diciamo, è il centro di rotazione, sì, e quindi se un segmento è lungo questa traiettoria, sì, anche nella rotazione è sempre in quella traiettoria, sì, quindi è giusto? No, è giusto. Ah, ecco. No, è giusto. No, ma perché allora ha detto che le maestre... No, è correttissimo. Il problema è sapere dov'è il segmentino, perché la polare prima è sopra, scusate, la polare, l'orsa, il grande carro è sopra, dopo tre ore è a sinistra, dopo tre ore è sotto, dopo altre tre ore. Si vede sempre se uno sa dov'è. Ma io le posso garantire che quando vengono su all'osservatorio astronomico vedono il grande carro dappertutto, anche verso sud. Altre domande? Passate la mano se vogliono fare delle domande. C'è qualcuno che vuole fare una domanda, Guido? Allora, partendo dal presupposto, lei ha detto che con la precisione si sposta l'asse della Terra, giusto? Ruota, sì. E considerando quindi che le prime attestazioni scritte sono del 5 e 6 secolo avanti Cristo, considerando che le osservazioni scritte, i dati sono del 6 secolo, ma in realtà l'osservazione sarà cominciata molto prima. Allora, un po' un'idea mia, un po' di quello che c'è scritto. Tutto, per fortuna, secondo me, si concentrò ad Alessandria d'Egitto, ma molte pergamene, si sa per certo, è un dato storico, che l'impero egizio del sud e l'impero egizio del nord, quindi parlo prima dell'unificazione del 2500 a.C., avevano una conoscenza astronomica pazzesca, e quindi penso che molte conoscenze ancora dell'impero egizio siano state tradotte poi piano piano, passando attraverso l'Africa, esatto, all'Alessandria. E da questo ragionamento la mia domanda è possibile quindi che
la polare non sia altro che una delle polari, perché girando, quindi serve anche lì forse un discorso del mito che sì, potrebbe essere approfondito. Sì, non mi sono dilungato su questo perché è spesso un argomento che si tratta su un osservatorio perché è facile osservarlo. Allora, la polare in realtà, il nome è Benetnas, in realtà è la polare adesso, perché è il prolungamento dell'asse terrestre. Come giustamente hai detto, se l'asse terrestre continua a girare, piano piano va su un'altra stella, il prolungamento va su un'altra stella. Orco, ti ho fatto vedere la testa del drago, non so se ti ricordi dove era. Era, ecco, una delle stelle della testa del drago, El Tanin, era una stella del 5000 avanti Cristo, veneratissima. Pensa che io sono andato a Luxor e sono andato a Dendera, che è lì vicino, ma 50 km, è come fare 2000 km là. A Dendera non c'è una mazza, ma c'è questo tempio di 500 metri con le colonne costruite sul tramonto di El Tanin. Perché? Perché El Tanin nel 5000 avanti Cristo era la polare. Tra 12.000 anni la polare sarà Vega. Vega. Tuban, una stella del drago, anche lei è stata e sarà la polare, perché ovviamente facendo il giro ogni 26.000 anni quella stella lì ritorna a essere la polare. Quindi tra 26.000 anni Benetnas ritornerà ad essere la polare. C'è qualche altra domanda? Volete fare una domanda, Guido? Diana, vuoi fare una domanda? Lei vuole fare una domanda? Sì, ma non mi ricordo più il nome, di Nicea, come si chiama? Al parco, no? Ecco, dice che non si sa nulla di lui, eccetera, ma tutte queste cose, lui ha inventato questo, ha inventato, come si fanno a conoscere? Cioè, sono state tramandate, no. Sono solo le dimostrazioni che non si conoscono, i metodi che ha utilizzato, i metodi, perché queste cose sono, le sappiamo, sono giunte a noi, in che modo? Allora, fortunatamente, non c'è niente di certo, è che fortunatamente un altro merito di Claudio Tolomeo è quello di aver scritto l'Almagesto. E se avete visto, il parco di Nicea è vissuto 350-400 anni prima prima di Claudio Tolomeo, che è vissuto nel 100 d.C. E quindi probabilmente, no, ma lo dimostra il fatto che le stelle descritte sull'Almagesto da Claudio Tolomeo ad Alessandria d'Egitto è come se fossero state scritte da Nicea. E quindi è chiaro che gli è aggiunto qualcosa, ma a noi, lui poi l'ha scritto sulle pergamene di Alessandria d'Egitto, ma a noi direttamente di Ipparco non ci è aggiunto niente. E lui ha scritto di Ipparco che ha inventato tutto questo, ma a noi però di lui non. Quando io feci questa interrogazione sul sito lì di astronomia, mi rispose un veronese che insegna, che era nostro anche socio, che insegna storia antica all'università americana, che si trovava a Parigi per studi. E lì a Parigi aveva, l'unico che ha risposto, e lì a Parigi praticamente esaminando testi molto antichi ha supposto che lui potesse, perché veramente il parco sull'isola di Rodi nel 250 avanti Cristo, ma cosa c'era? Non c'erano pastori, non c'era niente. Allora, come ha fatto a dividere in sei classi dando un valore così fine da un punto di vista matematico, senza fare un errore? Impossibile. A parte che, sapete, su questo non è solo il parco, ma come hanno fatto i greci, gli egizi, come diceva lui, dell'impero egizio del sud ad avere quelle conoscenze. Non c'è una spiegazione. Questo qua ipotizzò che disponesse di un emisfero di Ottone che in un certo senso amplificava, beh, intanto non c'era l'inquinamento luminoso, ecco, quindi lui
lui ha classificato stelle di magnitudine 6. Stelle di magnitudine, io Eta Ursa Minor, che è una stella che io uso come riferimento per capire che cielo vado ad affrontare, perché? Perché Eta Ursa Minor, che è la stella più in alto nel carretto piccolo dell'Orsa Minore, quella lì è 4.9, quindi se io la vedo vuol dire che il cielo è 5 di magnitudine, che è un bellissimo cielo, cioè mi bacio le mani con un cielo 5 di magnitudine, ma 6 non mi sogno di vederlo, l'ho visto una volta andando sull'altopiano a Castelluccio di Norcia, a fare un'osservazione nel buissimo di Castelluccio di Norcia, e ho visto, sono riuscito a vedere la galassia di Andromeda a occhio nudo. No, due volte mi è successo, sempre lì, in quel posto lì, che sono stato aggredito dai cani. ma per noi sarebbe impossibile fare una roba del genere. Lui, questo qua, ha dato la spiegazione di questa sfera di Ottone. Per me è una spiegazione incomprensibile, perché io con la sfera di Ottone non ci farei niente. Vabbè che Galileo ha visto i 4 satelliti galileani con quel telescopio lì che fa schifo. Sì. Altre domande? Qualcun altro vuole chiedere qualcosa, Guido? Abbiamo parlato di Vega, come sì? Vega, la stella luminosa, il punto di riferimento. Vega. Come la si può vedere? A Vega è nella costellazione della Lira, è facilissima da vedere. Beh, adesso fra un po' comincerà a vederla, perché fa parte del triangolo estivo. Allora, il triangolo estivo è il più famoso, più conosciuto. In realtà c'è un triangolo per ogni stagione, che cos'è? Sono le stelle visibili più luminose, le tre stelle visibili più luminose. Il triangolo estivo è quello più conosciuto, perché d'estate c'è caldo e c'è molta più gente che osserva. Il triangolo estivo è fatto da Vega, che si trova nella costellazione della Lira, da Deneb, che si trova nel Cigno, e Altair, che si trova nell'Aquila. Okay? E quindi la trovi d'estate, quando è estate, tu lo sai, perché questo triangolo luminosissimo, non puoi sbagliare, ce l'hai verticale sulla testa. E tra l'altro in questo triangolo, ecco, magari posso aggiungere questo, c'è Deneb. Deneb è la stella più lontana che noi riusciamo, è nella coda del Cigno, che noi riusciamo a vedere ad occhio nudo. Si trova a 1200 anni luce da qui. Pensa che Deneb è un mostro, è 300, la sua potenza luminosa è 300.000 volte il Sole. Ok? Bene, non abbiamo parlato di distanze, ma Vega si trova a 25 anni luce da qui, 27 anni luce da qui, ok? Te lo dico in chilometri? Beh, siccome un anno luce è 10.000 miliardi di chilometri, Vega si trova a 250.000 miliardi di chilometri da qui. 250.000 miliardi di chilometri. Ebbene, se noi prendessimo Deneb, che è a 1.100 anni luce, e la mettessimo al posto di Vega, a 250.000 miliardi di chilometri, la sua potenza luminosa non consentirebbe la notte sulla Terra. Mi spiego? Ecco, quindi è chiaro che osservare il cielo e guardare tutte le lucine uguali non ci appassiona molto, ma se conosciamo la storia e le caratteristiche di questi oggetti, è impossibile non rimanere affascinati, perché spesso è quasi inspiegabile. Come l'astronomia è tutta fatta così,
lo stesso per dire, io quando vengono in osservatorio i gruppi parlo sempre della velocità della luce, perché se io vi chiedo qual è la velocità della luce, tutti voi rispondete è 300.000 km al secondo, che è sbagliato, perché noi siamo nel sistema MKSA, metro, chilo, secondo, ampere. Quindi sono 300, non è vero che sono 300 milioni, ma sono 299.456.792. E dice che è tignoso, no. Mettila al quadrato, nella ECM al quadrato, cambia molto la cosa. Ma, cosa vuol dire? Nessuno sa, secondo me in astronomia, per acquisire curiosità e passione, bisogna cercare di ridurre tutto alla nostra vita quotidiana. Perché devo esprimere la velocità della luce in chilometri al secondo? Non mi dice niente a me chilometri, come indice di velocità, non mi dice niente, faccio fatica a capirlo. Io capisco 50 chilometri all'ora, chilometri all'ora, giusto? 50 chilometri all'ora, cazzo c'era cos'è, di quello che dà la multa? No? 130 all'ora in autostrada, bisogna stare all'occhio, giusto? Valentino Rossi, 300, andava, 300, la Ferrari, 300 km all'ora comunque è una bella velocità, no? Nessuno sa la velocità della luce chilometri all'ora. 1.080.000.000 di chilometri all'ora. Adesso capisci che è veloce. No, è lenta. È lenta. Questo è il dramma. Per grande spazio è lenta. Allora, alzate le mani se volete fare una domanda. Ma le stelle, tutti quei puntini luminosi lì, hanno tutti un nome, una sigla? Le hanno catalogate tutte. Da un pezzo. Allora, come ti ho detto, in osservatorio c'è chi si occupa di galassie, quindi deve guardare molto lontano. Per guardare molto lontano deve andare nel profondo cielo. Se io entro dentro, l'orsa minore, il carretto lì dell'orsa minore, se io mi avvicino il carretto diventa grande, ma quando ci vado dentro e vedo una marea di altre stelle non sai più dove sei. Sei dentro il carretto, ma invece di essere davanti sei molto più in là. E quindi serve avere delle stelle di riferimento per capire dove cacchio stai andando. Perché giustamente in quel momento lì, anche praticamente, il telescopio, se sbagli a spostarlo di pochissimo, sbagli il tuo obiettivo, non lo vedi più. Allora ci sono dei noi abbiamo un computer, non so se sei stato su un osservatorio, ci sono due computer. Uno è praticamente dedicato alle mappe stellari, perché più vai dentro, più tu devi avere riferimenti che sono tutti i cataloghi. Prima per esempio ho parlato dell'NGC6633, le stelle hanno tutti questi nomi, hanno nomi che sono numerici, molto lunghi, insignificanti, ma che però se tu metti dentro un computer... quelle dei 200 miliardi tipo di stelle della nostra galassia sono tutte... Se fai conto che solo con il telescopio che c'è giù, che potenzialmente vede un po' meno perché non c'ha il CCD, era quello che c'è su un altore, vede a 100 milioni di volte stelle meno luminose di Vega, fa conto quale, cioè vedi il cielo bianco, e quindi devi avere forza che ci sia stato dentro una costellazione. Dentro una parte da Alfa e si può delineare una stella, non esistono quelle stelle lì. Guarda, crateri che si chiamano col mio cognome sulla Luna, tutto a ovest, ce ne sono 36. Allora, se non vedo nessuna mano alzata, andiamo qui e ci vediamo la prossima volta. Grazie.